Allora, Alice Bonora, vengo di Gesù Unanima, la relatrice è la professoressa Federica Iacobelli. Federica. Grazie. È stato molto interessante sentire il lavoro di Alice, un lavoro lungo, preciso e meticoloso, vorrei dire. Un lavoro che da una parte si è nutrito di una prossimità sentimentale, una conoscenza profonda e documentata dell'uomo che è diventato il suo specifico oggetto di indagine. Dall'altro però ha saputo allargare lo sguardo, collocando la propria ricerca all'interno di un filone di narrazioni per immagini applicata, ovvero al servizio di, che negli ultimi decenni ha visto uno sviluppo sempre più diffuso e efficace e spesso anche sperimentale. Il progetto di Alice, che è un appassionato graphic novel, è insieme dinamico ed estatico, immaginifico, ma anche sorretto da una ricerca storica, trova nell'ambito dei fumetti di supporto dei siti di cultura una collocazione tanto più originale, perché si tratta di supporto a un luogo museale storicamente e geograficamente appartato, la Gipsoteca di Antonio Canova, situata a Bossagno, vicino Treviso. E le due anime del lavoro di Alice si sono incontrate sia nelle sue scelte tecniche e stilistiche, sia nella capacità narrativa di tenere insieme momenti diversi, luoghi diversi, scorci diversi della Gipsoteca attraverso la voce narrante del suo personaggio protagonista, che è un cirneto. Grazie della presentazione. Allora, per parlare del mio progetto vorrei iniziare dalla ricerca e proseguire per punti per come si è sviluppato il mio lavoro. Per prima cosa la domanda che mi sono fatta è come posso raccontare un luogo visivamente ricco di dettagli se questo luogo è un museo. Il mio aiuto è venuta la ricerca fatta del fumetto a supporto dei siti di cultura. Ci sono molti albi illustrati e fumetti che aiutano siti culturali come musei e parchi archeologici, che incentivano la visita e che aiutano appunto questi siti di cultura. Mi serviva un prodotto, diciamo, uno strumento di comunicazione che fosse indirizzato ad un pubblico adulto e che mi desse più spazio per una narrazione dalle componenti visive un po' più dettagliate. Ho scelto il fumetto. Qui è iniziata la mia ricerca per il panorama fumettistico italiano, francese e spagnolo della produzione di fumetti a supporto dei siti di cultura. In Italia troviamo principalmente delle collane indirizzate ad un pubblico infantile, per bambini, che aiuta nella comprensione delle opere che ci sono all'interno o comunque nell'identità del museo presentato. Se non per il fumetto del Museo Morandi, non viene nulla ripestato del reale, è indirizzato ad un pubblico adulto. In questo caso parla della storia dell'artista e della sua Bologna. Le altre collezioni invece trattano il museo però dal punto di vista educativo e didattico. Se in Italia troviamo una produzione maggiore indirizzata ad un pubblico infantile, in Francia invece troviamo delle collezioni indirizzate ad un pubblico adulto e comunque delle componenti narrativistiche un po' più importanti e dettagliate. In Francia la cultura del fumetto per il lettore francese il fumetto è una vera e propria forma d'arte e quindi questo ne ha permesso la sperimentazione creando queste collane editate da appunto Futuropolis per il Museo del Louvre e il Museo d'Orsay. Se in Francia troviamo una collaborazione ben definita tra casa editrice e musei, in Spagna invece troviamo un museo che si è autoprodotto nella propria collezione. Si tratta del Museo del Prado di Madrid, che presenta quattro titoli. Tre titoli che sono usciti a pari con le mostre temporanee ospitate nel museo, mentre l'ultimo, uscito nel 2019, racconta alcune storie e aneddoti del... racconta alcuni... sì. Storie e aneddoti del museo. Le pubblicazioni e le collaborazioni tra fumetti e musei dimostrano le potenzialità di questo tipo di prodotto editoriale,
che offrono al lettore un'occasione di guardare oltre la considerazione vecchia e antiquata del museo, stimolando la riflessione, nutrendo la cultura visuale e alimentando l'immaginazione. Ed infine contribuiscono a far nascere un sentimento di appartenenza culturale per questi luoghi. Il ruolo del museo si sta via via ridefinendo, deve cercare comunque di aumentare le visite. Quindi questi prodotti aiutano il museo per fare questo. E, ho deciso quindi di proseguire raccontando, cioè scegliendo il mio soggetto della narrazione, che è la Gipsoteca di Antonio Canova di Possagno. La Gipsoteca di Antonio Canova ospita i gessi dell'artista ed è stata costruita nel 1836 per volere del fratello di Antonio Canova, Giovanni Battista Sartori, che decise di spostare tutte le opere presenti nello studio di Antonio Canova, cioè lo studio di Roma, a Possagno. Possagno si trova a Treviso ed è un piccolo paesino dove effettivamente c'è il museo e il tempio e basta. La Gipsoteca è all'interno del complesso museale, il Museo Gipsoteca di Antonio Canova, e ne fanno parte la casa di Antonio Canova, il giardino e la Gipsoteca, suddivisa in due aree. La prima area è quella più antica, del 1836, progettata da Francesco Lazzari. La parte più recente invece è stata costruita nel 1957 ed è un ampliamento fatto e progettato da Carlo Scarpa, suddiviso nell'atrio e nell'ala Scarpa. Possagno per me, Possagno, la Gipsoteca, è un luogo a me caro, che ogni volta che ne faccio visita consolida il rapporto, e ho deciso di raccontare di questo luogo perché lo conoscevo per la vicinanza geografica e anche per la ricerca bibliografica che ho compiuto per conoscerlo al meglio. Grazie a questa ricerca bibliografica ho scoperto e sono venuta a conoscenza di fatti, eventi, successi durante dalla nascita della Gipsoteca fino ai giorni nostri, che raccontavano il rapporto dell'uomo all'interno del sito. Quindi ho deciso di basare la mia narrazione su questi eventi. Il primo episodio che ho voluto raccontare è datato 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, quando il fronte si era spostato dal Monte Grappa alla Val Cavasia, coprendo tutta la zona. Possagno era diventata una zona di ricovero per le truppe occupate al fronte. Sebbene l'insistente richiesta del sindaco di Possagno per la messa in sicurezza della Gipsoteca e dei gessi, non vennero ascoltate queste richieste. E il 26 dicembre cadde una bomba frantumando il tetto della Gipsoteca e mandando in frantumi la maggior parte delle opere presenti all'interno. I giorni successivi a fotografare l'accaduto e fare un bilancio dei danni c'è stato quest'uomo, Stefano Serafin, che era il curatore del sito, che si è dedicato a fotografare i danni della guerra sul patrimonio canoviano, ed è una fonte molto importante perché è stato uno dei primi a fotografare i danni della guerra mondiale sul patrimonio culturale italiano. Come secondo episodio ho scelto di raccontare il 1942, quando in vista della Seconda Guerra Mondiale Ciro Serafin, il figlio di Stefano, che è il curatore del sito, ha deciso di spostare i gessi e metterli in sicurezza all'interno del Tempio di Possagno. Qui le fotografie dell'epoca sono molto poche perché comunque doveva rimanere un'azione segreta. Ad aiutarmi per la rappresentazione tutto sono stati gli scritti che ho trovato, dove raccontavano di questi uomini che in una giornata di sole hanno portato i gessi al Tempio, caricati e trainati su per la salita che c'è per andare al Tempio. Un altro episodio raccontato all'interno della mia storia è il 1957, un episodio che non è realmente accaduto, ma mi ha permesso di raccontare dell'ampliamento fatto da Carlo Scarpa.
Per aiutarmi nella rappresentazione di Carlo Scarpa sono andata in cerca di vecchie interviste e fotografie dell'architetto per fare una maggiore caratterizzazione del personaggio, per capire le sue movenze, i suoi modi di fare, il suo parlare anche. Questo mi ha aiutato, diciamo, a riuscire a far parlare proprio il personaggio del proprio progetto che ha compiuto all'interno della Gipsoteca. L'ultimo episodio che ho voluto inserire nella mia narrazione è datato 2020, quindi molto recente, quando i siti di cultura avevano appena riaperto a causa della chiusura della pandemia. Il 31 luglio la Gipsoteca del 2020, la Gipsoteca è stata protagonista di questo spiacevole evento. Questo turista, per farsi scattare una foto, si è seduto nella crepina della Paulina Bonaparte rompendogli le dita dei piedi. Sebbene abbia scandalizzato, fatto arrabbiare il mondo dell'arte, ho trovato questo episodio buffo e impensabile. Questo mi ha permesso di lavorare anche sulla caratterizzazione dei personaggi all'interno di questo capitolo. Vedendo questo episodio come buffo, ho deciso di rappresentare questi personaggi con colori vivaci, sì, buffi anch'essi, anche per metterli in un piano opposto rispetto alla Gipsoteca e ai resti che ci sono all'interno, all'armonia e l'ordine che c'è. Però per raccontare tutto questo ho bisogno di un narratore. Qui ho scelto di far raccontare tutti gli eventi al Cirneco dell'Etna, questo cagnolino che fa parte del gesto di Antonio Canova, l'Endimione Dormiente. Canova decide di rappresentare Endimione mentre dorme in attesa di Selene e ai suoi piedi un cane che sorveglia il suo sonno. Cercavo un narratore che si adattasse anche alle mie esigenze narrative. Ho fatto una ricerca riguardo l'indole della razza del cane che è portata ad essere un po' aggressiva nei confronti degli sconosciuti, fedele al padrone e rancoroso se gli vengono fatti dei torti. E questo era perfetto per il mio personaggio perché volevo un personaggio che fosse sincero, attaccato alla propria casa e con un grande senso protettivo e che portasse un attimo di rancore nei confronti dell'uomo che arriva all'interno della sua casa. Il Cirneco diventa sia un narratore esterno quando racconta gli eventi passati che interno quando interagisce con i visitatori. Le fasi del lavoro. Allora, sono partita dalla struttura per capire l'ordine degli eventi che avrei raccontato all'interno. Poi sono passata alla stesura della sceneggiatura e dello storyboard. Questo è avvenuto per il passo. Per le esigenze che si sono presentate. Io volevo rappresentare dei gessi e alcuni scorci prospettici e allo stesso tempo volevo parlare di questi, quindi l'immagine e la stesura e il testo sono cresciuti insieme, hanno lavorato insieme uno per supportare le esigenze dell'altro. Una volta compiuto lo storyboard sono passata alle tavole definitive, queste fatte con una tecnica mista su base di liquin, ho interagito con grafite, colori a cera e pastelli. Guardando un attimo tutti i fumetti che avevo preso in esame, ho notato questa cosa che all'interno mettevano delle informazioni riguardanti il museo protagonista appunto del racconto e ho deciso di fare un inserto pieghevole che fosse a supporto del mio fumetto. In questo caso l'ho staccato dal corpo del fumetto in modo da poter agevolarmi alla lettura, perché l'inserto pieghevole presenta all'interno una mappa della Gipsoteca con le statue, una leggenda con le informazioni delle statue e con le pagine dove poter trovare all'interno del fumetto le opere. In più la mappa presenta dei percorsi che sono i percorsi compiuti del narratore delle diverse storie. Nel retro del pieghevole invece ho messo alcune informazioni su Antonio Canova, sulla Gipsoteca, sul museo, su Possagno e sul Tempio. E una
due altre due mappe dove si presenta l'intero complesso museale e il tempio, dove alla fine della storia il cane andrà a attendere la giornata successiva. Concludo volendo spiegare un attimo anche il titolo del mio progetto, Dentro ogni gesto un'anima. Anima è come chiamava Antonio Canova la struttura in ferro che metteva all'interno dei suoi gessi. Nel processo di produzione dei suoi lavori, il modello in gesso è la parte più importante per Antonio Canova, perché quella in cui gli dedicava tutto se stesso e tutto il suo tempo. Cercava ogni singolo dettaglio in quell'opera. E lui ha deciso di mettere un'anima e di chiamarla così, come l'anima umana, che può raccontare gli eventi del passato e ricordarcelo. Inoltre, tutto il lavoro fatto, tutti i disegni fatti hanno seguito la mia volontà di voler rappresentare quei dettagli, quelle luci, quei prospetti che ogni volta che ve ne faccio visita alla Gipsoteca noto e mi piace osservare, perché secondo me a fare di questo posto un posto poetico non è solo il contenuto, ma anche il contenitore. Concludo ringraziando Federica Iacovelli per avermi accompagnato durante questo processo e anche Federica Bertoli che mi ha aiutato, della Gipsoteca Canoviana, che mi ha aiutato nella ricerca bibliografica. Grazie. Un grande fiato. Grazie. Bravo, complimenti, bellissimo, bellissimo lavoro. Ragazzi, domande? Solo così una curiosità proprio, la tua sensazione, secondo te il museo così com'è? Cioè secondo te è giusto così com'è? Dovrebbe essere, cioè hai fatto questo lavoro anche così con l'idea che potrebbe diventare qualcos'altro, che potrebbe essere pulito in un modo diverso, cioè lo senti? Come lo senti? Però voglio dirlo io. Come lo senti? Cioè, come l'hai? Cioè, l'hai detto, no? Che a Possano fondamentalmente c'è questo. Mm-hmm. Ecco, lo senti un luogo, come dire, che ha un'energia ed è vivo per quel posto, o senti che potrebbe essere diverso il fatto che allora, è un luogo molto vivo. Di renderlo? È un luogo molto vivo, anche le persone che ci sono all'interno, oltre a essere attive sui social, che diciamo che è una cosa strana per un museo, cioè nuova che adesso si sta muovendo questa cosa, propone delle visite anche notturne, visite con bambini, quindi comunque è molto stimolante andare lì. Sì. Forse il problema è un po' sagno, cioè come arrivarci, perché non... Hai studiato con vino, non è? È lì, è stato un po' puzzola della montagna, è un po' irraggiungibile. Comunque Possagno si adatta, diciamo così, è pronto ad accogliere questo museo e tutte le sue proposte di visita, però forse andrebbe spinto un po' di più dai bossagnesi. Però sì, è un museo che comunque si dà molto da fare in questo anno, che mi ha colpito certo. Di questo museo. Bello, io ti faccio i complimenti perché lo trovo molto efficace narrativamente e molto eleganze visivamente. E trovo molto interessante come hai mosso la Gipsoteca, i gesti che sono decisamente statici, monocromi, in relazione invece ai personaggi e come hai trovato i registri differenti per le diverse epoche e per i differenti personaggi. E tutto questo si gioca alla fine in un formato, in una fogliazione. Mi chiedevo e ti chiedo quando e come hai scelto formato e fogliazione, se in relazione a quelle collezioni, quelle collane che citavi, se in base all'esigenza Paolo, cioè a che momento del processo di lavorazione? Nel momento di ricerca comunque per il fumetto mi sono basata anche sulle pubblicazioni già fatte, quindi comunque è un formato che si ritrova nel fumetto e nella graphic novel. Poi in realtà è un formato che si adattava anche alle mie esigenze del disegno, cioè di poterlo effettivamente vedere
nel completo, perché comunque il formato delle tavole è quello, cioè che è pari pari, diciamo, esatto. Quindi anche per i dettagli, alcune ombreggiature, eccetera, non volevo che si riducessero ad un formato più piccolo perché avrebbero perso di intensità. Hai risposto alla mia domanda. Ok. Ma ci ha anticipato la domanda. Va bene, ci vediamo. Alice, in qualità di presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica ed editoriale di indirizzo di illustrazione con la valutazione di 110 su 110 con lode. La motivazione? Per la capacità non comune di mettere insieme una conoscenza e prossimità sentimentale al luogo narrato e una ricerca larga, puntuale e insieme curiosa e intuitiva, sfociata in un progetto di fumetto all'altezza delle collane dedicate. Grazie. Grazie mille. Grazie.